Chi è? Che è sto numero? Pronto? Penso che sia tempo per noi di trovarci. Oh mio Dio, è Candice? Come ha avuto il nostro numero? Candice, sei tu? Sì, sono io. Questa sera alle 9. Sei libero? Sì, sono libero. Vai, troviamoci al bar chiamato La Mano del Corvo. Alla città di White Diamond. Ti mando l'indirizzo. Ok. Ci vediamo presto, Roman. Come ha avuto il nostro numero? È ora di andarci addosso, Roman. Bene, 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 bene. È arrivato il momento di incontrarsi con Candice. Siamo a White Diamond, allora. Come camminiamo? Oddio, chi è questo? Per un attimo sembrava il vice sceriffo, invece. Che Cristo è successo? Fatto a botte con un orso? Please don't bite me. Cos'è un nightclub? Ma che Cristo c'ha? Di problemi c'ha la gente qui? Perché questo tutto puntina? Cioè, gli hanno sparato? Chi è? Raven Hand? E non capisco veramente. Ok. Siamo arrivati al bar dove dobbiamo incontrarci, quindi. Ehi, amico, cosa vuoi? Ah, qualcosa di forte. Del whisky può andar bene. Va bene. Ma cosa gliene frega? Cioè, forse un indizio, un qualcosa? Che la D prima nell'insegna non si illuminava. Ah no, gliel'ha. Ah, ok. Gliel'ha detto la barista. Scusa? L'insegna, la D non si accende. Non sei di qui, vero? Ecco, ho già mischiato le voci. No, come te ne sei accorta? Beh, la D non si accende da 8 anni. Quando ho aperto il posto, la D si è rotta la prima settimana e non l'ho sistemata da allora. Ah, va bene. Buona sapersi. Quindi, cosa ti porta qui? Fammi indovinare. Sei un'altra anima persa che è venuta fino a White Diamond per un futuro migliore, come il 90% delle persone qui? No, è l'opposto. Molte delle persone che vengono qui si lamentano com'era miserabile la loro vita prima di essere qui. E che gli dici? Dipende. Ma più che altro cerco di fargli realizzare che la loro vita non è mai stata miserabile. Ma lo è sempre. Aspetta, fammi tornare indietro un secondo. Ok. Praticamente non c'è un momento preciso in cui la loro vita è diventata miserabile, ma lo è sempre stata. E noi. Boh, vabbè, valla a capire sta barista. Io sono un attimo confuso. Non vengono molti clienti, finché fai così. Dopo 8 anni inizia a fregartene se tornano o meno. Ma nella maggior parte dei casi tornano. Proprio non ce la fanno a rimanere da soli. Ah, quindi tu sei il male minore per loro. Diciamo di sì. Dammene un altro. Sono Raven, a proposito. Roman. Hai mai la sensazione che vorresti andare avanti? Ma alla fine sembra che tu faccia tutto per tornare indietro, Raven. Ah, ogni giorno, amico. Io sono in quel punto della mia vita. Dovrei veramente andare avanti, eppure tutto quello che faccio mi fa tornare indietro. Penso, non lo so, mi sento che tutte le cose che vorrei dimenticare hanno deciso di tornare indietro.
e trascinarmi con loro. E non sto andando avanti per niente. Non hai idea di quanto sia incasinata la situazione. Posso solo immaginare. Ma a volte, prima di andare avanti, devi fare pace con quello che hai lasciato indietro. Ok. Ottima saggezza. È divertente vedere tutte queste persone. Prendiamo per esempio questa coppia. Guarda che carini, si stanno tenendo la mano. Ah, cos'è? Stiamo diventando cinici? Si amano veramente così tanto che devono dimostrarlo a tutti? O forse stanno solo facendo finta? Sono abbastanza sicuro che stiano facendo finta. Perché venire in un bar così se sei felice? Portala ad un ristorante, idiota. Ma perché adesso stiamo diventando così? Cioè, è il whisky che ci dà la testa? Scommetto che vogliono solo far vedere a tutte le persone qui quando sono felici. Che vadano a fanculo. E quello lì? Lì da solo, a bere whisky. Beh, la stessa roba. Ecco, infatti. È come me. È lì che aspetta che il suo passato lo trascini fino in fondo. Oppure è già arrivato nel fondo. E bere da solo nel pub è tutto quello che gli resta. Ah, se dovrei scommettere, punterei sulla seconda. Oh, chi è? È un campanello, cos'era? Ma perché con noi non è suonato? E soprattutto, come si è conciata? Quella lì di fianco sta ridendo perché è conciata così, o? Ah, prendo lo stesso. Ciao, Roman. Candice? È tanto che aspetti. Nah. Mi dispiace, dovevo occuparmi di Zack. Voleva sapere dove andavo. Ah, sono sicuro sia così. Candice. Roman. Vai avanti. No, prima tu. Oh, ma ce la facciamo qui a fare un discorso? Perché mia mamma voleva incontrarti? E non iniziare con... non so di cosa ti stia parlando. Come lo sai? Perché ti ha contattato, Candice? Io non lo so davvero. Sì, certo che non lo sai. Mi Davvero, per piacere, credimi. Mi ha dato una lettera. Che lettera? lettera? Non lo so, è per te, Timo, ma non l'ho aperta. E perché, tra tutte quante le persone, proprio te l'ha dato questa lettera? Ha detto che era l'unica persona che poteva tenerla al sicura. Al sicuro, non al sicura. Ma porca vacca, ma io mi dimentico davvero l'italiano finché faccio sti video. E che un giorno vi avrei rincontrati. Pensavo che fosse una cazzata. Perché quando mai potremmo rincontrarci? Eppure. Infatti. Eppure, eccoci qui, ancora insieme. L'hai con te? È nel mio appartamento. Che cosa c'è dentro? Hai qualche idea? E No. beviamo, e via. Ok, tocca a te. Cosa? Cosa dovevi dirmi? Non penso che sia il momento giusto. Lo è. Dopo tutto questo tempo, Roman, volevo solo dirti che dopo tutto questo tempo senza di te, pensavo di essere da solo nell'oceano a morire di sete. Sentiti adesso com'è poetica. Tutta quest'acqua attorno a me, ma quello che mi serviva non c'era. Mi capisci, vero? So cosa stai pensando adesso. Ma voglio che tu sappia che ti amo e non ho mai smesso di farlo. La indossi ancora, la collana. Ah, l'hai visto. Non l'ho mai tolta. Perché?
Non faccio più parte della tua vita. Beh, era l'unica cosa che mi ricordava di te. Devo andare adesso, mi dispiace, Roma. Sì, ma non hai bevuto niente, porca puttana. Spero che un giorno tu potrai perdonarmi. E la lettera? So che non è niente dei miei affari, ma quella ragazza ti ama davvero. Lo vedo. Tra i miei fatti, cazzi tuoi. Ok. Ci stiamo addormentando al bar? O abbiamo bevuto troppo?